aperto al pubblico i nostri due musei, in particolare con il responsabile della sezione mineralogica, il professor Franco Frau, e io che mi occupo in generale della parte paleontologica e geologica, con la collaborazione di numerosi studenti che poi guideranno i visitatori attraverso diverse parti della sala espositiva. Poi inaspettatamente, grazie all'invito di una persona che vi presenterò fra poco, abbiamo ritenuto opportuno commemorare un ricercatore con la R maiuscola che ha lavorato tantissimo in Sardegna, e visto che la notte dei ricercatori non potevamo non ricordare al 150° anniversario dalla morte, dalla scomparsa, il conte Alberto Ferrero della Marmora. Le sue qualità sono note a tutti, insomma, tutti i paesini sardi hanno via la Marmora, per dire, ecco, come c'è via Roma c'è via la Marmora, per dire l'importanza che ha avuto questo personaggio nella storia della cultura sarda. In questa breve presentazione vi illustrerò alcuni cenni del contesto storico e le conoscenze precedenti e come è cresciuto, diciamo, culturalmente e scientificamente il conte Alberto della Marmora, poi un piccolo sguardo sui lavori principali pubblicati e soprattutto un aspetto che mi è molto caro è il contatto con gli altri studiosi a livello europeo. Quindi questo è uno dei famosi ritratti. Allora, proprio in punti molto rapidi, Alberto Ferrero della Marmora è nato a Torino il 27 aprile, quindi nel 1789, è morto nel 1863 all'età di 74 anni, quindi nato da una nobile famiglia piemontese. Ha frequentato già da giovane, ovviamente, la scuola militare di Fontainebleau nel 1806. Dopo la restaurazione della monarchia sabauda, entra a far parte quindi della forza dell'esercito piemontese, in qualità di luogotenente dei granatieri, e fu nominato capitano all'età di 26 anni, quindi molto giovane. Posso aggiungere un po'? Ok. Di cosa si è occupato? Guardate, la Marmora arrivò in Sardegna prima di tutto per studiare l'avifauna, quindi nel 1819, proprio per compiere studi ornitologici. La seconda volta invece ci è arrivato come esiliato, perché era un po' scomodo nel regno. A partire dal 1826 inizia un lavoro immane, è quello del rilevamento della carta topografica, quindi le carte fino allora erano molto scarse dal punto di vista precisione, quindi lui non poteva basarsi su quelle basi topografiche antiche per poter riportare i dati raccolti in quel periodo. E quindi decide proprio di iniziare la triangolazione in Sardegna, parte dopo che da Viale Boncammino, lunghezza 1 chilometro, e puntava le diverse cime, tipo i monti dell'Iglesiente, oppure i monti del Sarratus. Guardate che sommando tutti i periodi, che chiaramente andava e veniva tra Nord Italia e la Sardegna, sommando i diversi periodi, la Marmora trascorsa in Sardegna totalmente più di circa 14 anni. Quindi, allora, il contesto scientifico, guardate, oltre alla carta topografica, ovviamente, di cui vi ho parlato, ha illustrato in maniera molto esaustiva diverse caratteristiche del territorio sardo, in particolare alcune immagini tratte dall'itinerario, è molto importante per l'epoca, con l'evoluzione della città, e addirittura allora la stabilità proprio del centro della città. Guardate, qui non esiste niente, c'è proprio cagliere. E in queste poche righe, guardate, tratto dalla lettera dei Cetti a Bugino, il famoso suo Bugino, che conosciamo in Sardegna, parlando per esempio dei depositi con le chinodermi, questi sono di duro a Genoni, guardate, correva nell'opinione comune per un'impressione di sole o delle stelle, ho dimostrato che è un impietrimento di corpo marino. Cioè, di poter asserire, non essere il muflone sardo, detto, perché una pecora selvatica, perché lo prendevano come una bestia un po' mitica, questo muflone. Dice, fra le prove ne ho questo, cioè, per dimostrare che è una cosa normalissima. Il muflone e la pecora si accoppiano, e il frutto nato da tale accoppiamento è fecondo anch'esso, quindi non è altro che una pecora. Okay. Ecco, guardate in che clima scientifico evolveva la Marmora. La famosa mostra del 2009
parla appunto di un innamoramento di La Marmora verso la Sardegna. Molti storici, scienziati, conoscitori quindi delle opere di La Marmora, ne riconoscono chiaramente il grande valore scientifico per l'epoca, ma anche le generazioni successive si studia cose sarde cosiddette. Voyage a Sardegna, opera monumentale proprio, dove nel primo volume c'è questo compendio storico con la descrizione fisica, notizie sull'amministrazione, un po' una radiografia della situazione socio-economica dell'epoca. Fra i grandi, oltre a Voyage, l'itinerario, racconta proprio i viaggi, un po' come una guida turistica quasi, ma con tante informazioni sui villaggi che attraversava, ma con anche descrizioni che ora ci farebbero, non dico sorridere, però anche preoccupanti. Cioè, come dicevo prima al caro amico qui presente, quando parla di Flumini Maggiore dice: guarda, se non ci fossero queste rocce piene di fossili, non ci passerebbe nessuno. Oppure descrizioni proprio dei paesi decadenti, cose del genere. Quindi ci fanno capire proprio in che stato, voi immaginate le strade per arrivarci, insomma, erano veramente villaggi completamente isolati. Altri lavori, qualcosa ce l'ha legato il caro amico Rodolfo, o sulla geologia, che so, classificazione geologica dei terreni del Sud, del Nord-Connese, oppure dei bellissimi profili geologici dei suoi poteri di campagna, o ancora lavori riguardanti i lavori sull'istmo di Suez. Quindi non si può non ricordare lo stretto rapporto che legava la Marmora al canonico Giovanni Spano, ovviamente grande archeologo, quindi c'è un mini curriculum, se volete, docente a 32 anni, direttore della biblioteca universitaria, rettore dell'Università d'Italia, senatore del Regno, insomma, gente che si dava da fare di altissima qualità. Ancora contatti con Pietro Martini, in particolare quello che ci riguarda più da vicino, visto che non so più, almeno io mi occupo di fossili, è la descrizione dei fossili reperita a 7.3. Naturalmente, come ho detto prima, l'ausilio di uno specialista come Giuseppe Meneghini fu di fondamentale importanza. Si dice tra l'altro che Meneghini non abbia mai visitato la Sardegna, quindi tutti i fossili da lui descritti provenienti dalla Sardegna sono stati portati sulle famose casse in legno con le navi da Cagliari a Genova, eccetera, poi viaggiavano in questa maniera. Quindi voi immaginate che si liberavano queste casse di materiale che arrivavano dalla Sardegna e facevano queste descrizioni scientifiche. Un altro grande studioso dell'epoca è questo Cesare Studiati, che era un fisiologo, lavorava all'Università di Pisa in quel periodo e si occupò principalmente dei vertebrati, questi erano, diciamo, grandi scienziati italiani, ma addirittura, per dirvi quanto era importante la Marmora, riusciva a far venire in Sardegna specialisti di fama internazionale, stranieri, in particolare per esempio questo Joachim Barrand, che visitò proprio i dintorni di Flumini Maggiore nel 1844. Ancora un altro personaggio molto famoso che è rimasto in Sardegna parecchio tempo è l'ingegnere Georg Bornemann. Penso che fra un annetto commemoreremo con l'attività di Bornemann in Sardegna, perché è un personaggio sconosciuto ma di un'importanza fondamentale. E chiaramente avevano dei rapporti epistolari con la Marmora, e quando in tedesco, quando si leggono le parole di questi scritti, non si può che restare estasiati davanti alla qualità scientifica, al rispetto e alla qualità anche letteraria. Cioè, scrivevano come dei grandi letterati. Quindi è un piacere. Per finire, guardate, mi riferisco a una frase scritta dalla professoressa Ida Comaschi-Caria, che ha lavorato qui fino al 1986, un anno prima che io mi scrivessi in geologia qui a Cagliari, che dice: a chi è capitato, come alla scrivente, di sostare accanto agli ammassi di pietra che la Marmora eresse con le proprie mani, spesso congelate dal freddo, per segnare su cime e compulsori i punti occorrenti per tale triangolazione, non ha potuto certo evitare, volgendo il pensiero al grande studioso, unita a un vivo sentimento di riconoscenza.